Perché il dibattito che si apre al Consiglio, sostanzialmente, la sento la dimostrazione di essere un dibattito costruttivo. E parto dalle parole del consigliere Rossini, perché dà la dimostrazione di come, di fatto, la politica, quando ha consapevolezza del proprio ruolo, è in grado di poter affrontare qualunque tipo di problema. Noi oggi siamo chiamati, noi tutti, a fare cosa? A fare quello che il nostro dovere. E quindi abbiamo approvato, portato agli altri, le proposte di debiti fuori bilancio e dico l'abbiamo fatto nel rispetto del nostro ruolo e del nostro dovere, perché il giusto apre tutto la parentesi. Il testo unico degli enti locali dice che almeno una volta all'anno devono essere approvati i debiti fuori bilancio e ciò deve essere fatto prima della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Questa può sembrare, tenendo conto di alcuni rilievi, alcune considerazioni fatte da qualche consigliere prima, potrebbe apparire una cosa superflua, o perlomeno per chi ha consapevolezza del proprio ruolo di amministratore locale dovrebbe essere una cosa superflua, ma mi rendo conto che probabilmente non è. Bisogna ribadirlo questo concetto, perché la norma dice che prima della salvaguardia degli equilibri di bilancio devono essere debiti fuori bilancio cronologicamente a tutte le regioni sono stati posti correttamente dalla presidenza, dalla conferenza dei capigruppo prima dell'approvazione della salvaguardia degli equilibri fuori bilancio. Ed in virtù di questo il collegio, quindi l'organo di controllo terzo, cioè il collegio di revisione, ha detto, ha fatto quei vari dicendo che è corretto e che la copertura è garantita direttamente dalla salvaguardia di bilancio. Lo dice la norma, non lo dico io. E se questo lo dice la norma, noi nel rispetto di quello che dice il testo unico siamo arrivati in Consiglio Comunale, assumendoci la responsabilità della popolazione, assumendo, declinando quello che è il ruolo per il quale noi siamo stati votati, noi tutti, maggioranza e opposizione, cioè l'assunzione della responsabilità di amministrare una comunità. E quindi abbiamo portato i debiti fuori bilancio, abbiamo portato i debiti fuori bilancio. Oggi, se ora in questo momento siamo a discutere quella che è la salvaguardia degli equilibri fuori bilancio. E rispetto a questo, noi tenuto conto che arriviamo con quelli che sono gli atti così come sono stati trasmessi dagli uffici, a cui va il mio applauso assoluto dalla ragioneria che continua ad operare sull'organico del consorzio, come l'altro dirigente all'ufficio, a tutti i settori, perché devo dare atto, no? Perché sia presente, del lavoro straordinario che sta facendo il settore urbanistico e lavoro pubblico in una situazione di emergenzialità dettata non solo dalla tragedia, ma dalla necessità di dover portare agli atti del Consiglio nei tempi dettati dalla norma, che noi abbiamo rispettato e rispettiamo i tempi dettati dalla norma, quelli che sono anche gli atti di cui discuteremo. Questo stiamo facendo e siamo chiamati a fare cosa? A garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio, che in base agli atti che ci sono stati portati alla nostra attenzione, sono garantiti, ma non perché lo dica il sottoscritto, sono garantiti perché sono garantiti dal parere dei da quanto scritto in maniera incondizionata, come diceva il consigliere Damaglia, che sempre attento con quadro dei suoi interventi, sono stati garantiti da un'attività di verifica fatta dal collegio di revisione che in maniera incondizionata ha detto va bene.
preliminarmente la verifica di quelli che sono e ancora più precisa, la verifica di quelle che sono le posizioni dei pilota in questo momento. Agli altri noi abbiamo questa situazione, però vi posso garantire che stiamo già lavorando per distruttore la verifica puntuale di quelli che sono i punti dell'esempio. E lo ripeto, la più diligence noi la stiamo già facendo e non si esclude nulla. L'attività presuppone tempo, presuppone una verifica che sia puntuale perché necessita di rispetto di determinate formalità, ma non tempi, sono tanti e pochi. È un'attività che richiede pochi mesi. Cioè, di qui a pochi mesi noi tutti saremo consapevoli, coscienti di quella che è la situazione contabile delle donne e saremo chiamati a decidere cosa fare. Saremo chiamati a decidere cosa fare e tra l'altro se dovesse essere quello che magari qualcuno immagina non potremo nemmeno più decidere cosa fare. Lo dovremo decidere seduti intorno al tavolo con la Corte dei Conti, con il governo e capire cosa e come fare per risollevare le sorti di questa città. In quel caso la comunità dovrà essere tanta, non ci sarà maggioranza opposizione per verrà, ci saremo noi che siamo chiamati tutti ad amministrare in maniera responsabile questa città, senza condizionamenti, senza situazioni predeterminate, senza steccati di barriere di natura politica, perché se dovesse essere quello che si potrebbe immaginare, bisognerà soltanto ricordarsi le mani del lavoro. Questo però ad oggi non lo possiamo sapere. Ad oggi posso dire che con un sacrificio in un mese siamo riusciti a portare nel rispetto, lo ripeto, quello che dice il testo unico degli enti locali, prima dell'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, 1 milione di euro di debito di bilancio, un equilibrio che è certificato e attestato dai revisori come in equilibrio, che riusciamo sostanzialmente a respirare per poter fare quelle che sono le attività di verifica preliminari a qualunque cosa e preliminari soprattutto. Mi rivolgo allo zio a quelle che sono le priorità che ci dobbiamo porre, perché quelle priorità, diciamo dal punto di vista programmatico, abbiamo delle priorità, ma le priorità potrebbero essere condizionate o riviste in base a quelle che sarà la verifica appunto dei conti del tempo. Sicuramente tra le priorità ci sarà la necessità di dover incrementare la discussione, che è una nota dolente, però questo è il suggerimento che ci arriva dai revisori, incrementare quella che è la capacità discorsiva dell'ente. Dovremo sicuramente rivedere, razionalizzare, migliorare quello che è il servizio di raccolta di rifiuti e questo nell'ottica non solo perché la città deve essere pulita, che è chiaramente fondamentale, perché se tu lo razionalizzi non più e quindi ritieni che hai piena consapevolezza del fatto che la tua partecipata è l'unica partecipata dell'acqua, in un atto dove 3 società private che svolgono le attività di smaltimento di rifiuti hanno un'interattiva di macchina e noi siamo, abbiamo l'unica partecipata, tutta la fiera che sono solita, che comincia a ragionare in questo modo, comincia a pensare che l'acqua sia una risorsa da dover sfruttare nell'acqua. Diciamo, forse noi per la mia volta la consapevolezza di cosa sia l'acqua, perché prima è stato fatto quasi naufragare l'acqua. Se però ti poni in quest'ottica e cominci a ragionare non solo perché devi migliorare e garantire una maggiore pulizia della città, ma perché ritieni che in quel modo, migliorando e razionalizzando, la città è più pulita, la città, la partecipata diventa una risorsa che puoi mettere a servizio non solo della città ma anche degli altri e riesci a lavorare per sull'impiantistica un'immediata, la dare l'unica contributo sul quale sostanzialmente è una ricaduta immediata da dove c'è il beneficio. A differenza degli altri, laddove riesci a razionalizzare e migliorare il servizio, pure l'immediato dell'abbattimento della tariffa. E questo però rientra in quelle che sono le priorità che ci dobbiamo porre e che in qualche modo, parallelamente, perché in alcuni casi in maniera condizionata rispetto a quello che saranno le verifiche che stiamo facendo e che andremo a fare nei prossimi 2-3 mesi,
Eccetera.